Sigmund Freud, padre fondatore della psicanalisi. È stato un medico neurologo e fondatore appunto della psicanalisi. È noto per aver elaborato la teoria psicanalitica, secondo la quale i processi psichici inconsci influenzano il pensiero, il comportamento umano e le interazioni tra individui. Nasce il 6 maggio del 1856 a Fribor, nella Repubblica Ceca. A quel tempo era in Moravia. La sua famiglia è ebrea e commercia lana. Nel 1873 si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Vienna, dove si trasferisce con la famiglia per motivi di lavoro del padre, dove conclude gli studi nel 1881, dedicandosi nel frattempo alla ricerca psicoterapeutica. Lavora per 3 anni all'ospedale generale di Vienna, curando i pazienti del reparto psichiatrico. Poi, tra il 1885 e il 1886, collabora con Charcot a Parigi e si avvicina all'ipnosi come cura per l'isteria, metodo clinico che Freud vuole diffondere al suo ritorno a Vienna. L'ipnosi è una condizione molto simile al sonno, provocata artificialmente da un operatore o dal soggetto stesso, autoipnosi, che trovandosi in questo stato è come privo di coscienza e di volontà. L'ipnosi è un fenomeno psicosomatico che può essere causato tramite una suggestione dovuta a un'immagine o un suono che il soggetto percepisce in modo intenso. Nell'autunno del 1886 Freud apre il suo studio privato e in primavera sposa Martha Bernet, conosciuta nel 1882, con cui mette al mondo 6 figli. Il punto di partenza della teoria di Freud è la scoperta dell'inconscio. Secondo la formulazione del medico, l'inconscio è l'insieme dei contenuti psichici che non sono portati allo stadio cosciente, cioè si tratta di tutti quei contenuti di cui l'individuo non è consapevole. Più precisamente, Freud individua 3 componenti che entrano costantemente in rapporto tra loro. I 3 stati dell'io, secondo Freud, sono es, io e superio. L'es è la parte inconscia dove risiedono gli istinti, le paure, le pulsioni sessuali e i traumi che la coscienza non ha accettato e che pertanto ha rimosso, cioè allontanato da sé perché troppo dolorosi da ricordare. L'ego, o io, la parte cosciente che presiede i rapporti con gli altri individui e con la realtà sociale di cui facciamo parte. Essa si forma a partire dalla nascita, quando entriamo in contatto con il mondo esterno e si sviluppa nel corso del tempo. L'ego è la sede dell'autocontrollo e funge da mediatore tra gli impulsi inconsci provenienti dall'es, l'ambiente sociale e il superego. Il superego o superio è il controllore della psiche. Sono tutte le norme che l'individuo introietta. Adesso spetta il compito di filtrare gli istinti e le pulsioni inconsce per adeguarli alle richieste dell'ambiente, censurando e reprimendo, ossia ricacciando nell'es, nella parte inconscia, quelli che ritiene inaccettabili. Si forma a partire dall'infanzia con l'adozione inconscia degli insegnamenti che riceviamo dai familiari e dall'ambiente sociale di provenienza. Alla base di una normale attività psichica c'è l'equilibrio tra le 3 parti analizzate, es, io e superio. Quando l'equilibrio si incrina, insorge la nevrosi che si manifesta attraverso disturbi psichici di differenti entità, dall'ansia alle crisi di panico accompagnate da fenomeni allucinatori nei casi più gravi.